Ragazzuoli, eccoci qui, tornati con The Sims 4, vita di campagna, perché dobbiamo un po' esplorare assieme e voglio farvi conoscere la mia simmina. I sim dell'altra volta che abbiamo creato, alla fine sì, li ho salvati, però non li ho messi qui. Ho deciso di usare lei, che è la mia simmina, però in realtà era una sim che già esisteva. E assieme vedremo anche un po' l'espansione, ma comunque non è una recensione, insomma, è giusto così un giocare assieme. E devo dire che io tante cose le devo ancora vedere, quindi io direi andiamo da lei, ve la faccio vedere. Ed eccoci qui, vi faccio vedere dove sono. Allora, questa zona in cui è la zona in cui c'è la lumachina qua, che io devo ancora provare ad usare. Infatti penso che andremo tra poco e devo dire comunque è una zona bellissima, molto molto isolata, però ci piace tantissimo, direi. E ragazzi, prima di farvi vedere la mia sim, vi faccio una domanda, se qualcuno di voi lo sa, ma io penso che sia tipo un bug. Ah no, niente, mi rimangio tutto, ragazzi, si entrava con vita ecologica, però vedo che sta migliorando la situazione, quindi magari hanno risolto perché hanno fatto una correzione bug, per fortuna. E quindi eccoci qua. Allora, questa è la casetta che ho scelto, la struttura della casa, cioè la casa, l'ho presa tale quale a quella che già c'era, praticamente non ho cambiato quasi niente all'esterno, ho aggiunto delle cose, però la casina è quella, ho messo la pala eolica. Ho messo i pannelli solari, insomma un po' di cosine, il depuratore, ho aggiunto la mucca, c'era già il capanno, però ho aggiunto la mucca, ho aggiunto le galline, ho messo questo coso per la pioggia, vabbè, l'arnia e tante tante cosine, vabbè, e anche queste piantine, però come struttura ho lasciato quella che c'era. Invece all'interno ho cambiato tutto, ovviamente ho tolto tutto e ho cambiato ogni cosa. L'unica cosa che ho lasciato simile, è la cucina, perché mi piaceva come era disposta già, nella casa di base che già esisteva. Sì, però ho cambiato i colori, ho messo in modo diverso, insomma, un po' tutto, ovviamente ho cambiato anche il frigo, eccetera, eccetera, eccetera. E per il resto è tutto, tutto diverso. Ditemi se vi piace. Qui ho messo questa macchina da scrivere che io, cioè, bellissima ragazzi, ma chi è che non vuole una macchina da scrivere così? Qui c'è la nostra amica gallina, coniglio, il bagno, la cameretta, ecco qua. Ah, e qui ho messo anche le cose per il punto croce, ricamo da motivi, dobbiamo provare, semplice. E poi pian piano magari farò dei piani di sopra. Sì, però pian pianino adesso lei è da sola, la simmina, e ve la mostro. Allora, lei è una simmina che era uscita con università. Jenna Akiyama, ho lasciato così il nome tutto. E devo dire che a me è piaciuta subito tantissimo. La svegliamo che tanto ha dormito abbastanza, devo dire. E l'ho ovviamente, ci ho giocato per conto mio ogni tanto e l'ho, mi viene da dire potenziata, ma è sbagliato, insomma, ho sviluppato le abilità. Quindi vabbè, alta, cucina a livello 2, arrampicata a livello 6 perché volevo fare la missione di arrampicata, l'evento sociale di arrampicata, ma è buggato. Ora non so se con la risoluzione bug hanno risolto anche questa cosa dell'arrampicata, proverò. Perché quando provo praticamente si blocca tutto. Poi il ballo, il canto, il carisma. Allora, ca ballo 3, canto 3, carisma 4, comicità, cucina 5, anche la cultura salvadoregna, forma fisica 9, fotografia 4, giardinaggio 3, manualità 4, pesca 3, pittura 3 e insomma tantissime cose, ragazzi. Veterinaria 6 perché ho preso anche una clinica veterinaria. Poi magari ci andremo, però magari qualche altra puntata. Snowboard 5, videogioco 5 e come aspirazioni ho messo questo qui, però in realtà ho già completato
Eccolo qua, ho già completato Turista del Monte Comorebi e ho acquisito la conoscenza mondana. E adesso sto facendo invece quest'altro, appassionata degli sport estremi. E questo, e poi come tratti, giustamente i tratti, avventurosa, perfezionista, ambiziosa, esperta di bacchette, conoscenza mondana, crooner carismatica, questo però c'era già quando l'ho presa, residente. Ho messo questo, no, ho fatto Crayon Sim, ragazzi, vabbè, comunque ve la faccio vedere in un Crayon Sim. Tra le cose che le piacciono e non le piacciono, ho messo arancione, bianco, blu, giallo, le piace, il rosa anche, e il marrone no. Come genere musicale ho messo che non le piace la musica blues, ma le piace la musica da concentrazione e anche la musica pop. Come attività ho messo chi le piace l'arrampicata, il benessere, la cucina, la forma fisica, il giardinaggio, non le piace la missilistica e avevo messo anche che non le piaceva la fotografia, ma in realtà l'ho tolto adesso perché le sto facendo fare la redattrice di interni e lei la deve fotografare, quindi direi che non è il caso. Come arredamento non ho messo niente, ma lasciamo stare, non mettiamo niente, dai. Come abiti quotidiani ho messo questo e questo. Questo mi piace parecchio, devo dire. Abiti formali, sportivi, da notte, da festa, da bagno, con questa treccia che ci piace, per il caldo, per il freddo e sempre per il freddo, però per quando va a sciare, insomma. E devo dire che questa pettinatura le sta veramente, veramente bene. Sì, su di lei dona. Comunque, vedete, non l'ho creata io, l'ho trovata nello scenario e devo dire che mi è piaciuta subito, è super carina secondo me. Ed è anche diversa dalle solite sim che faccio io, perché quando le creo, alla fine le creo tutte uguali. Alla fine sì. Andiamo in gioco. Eccoci qua. Allora, volevo selezionarle un ingaggio per il giorno dopo, così la prossima volta andiamo insieme a fare un ingaggio e magari arrediamo un po' una stanza, vediamo cosa viene fuori. Vediamo cosa possiamo farle. Paga 1900, ristrutturazione di soggiorno epica. Ci piace. Potrebbe essere una buona idea. Aggiunta di un piano in grande stile, 25.000. Ok, abbiamo scelto cosa fare. Tac. Perfetto. Allora, iniziamo con un po' di vita di campagna. Volevo vedere come stavano le piantine. Questa piantina, cespuglio di steli, ed è una cosa aliena che ho trovato. Questo cespuglio alieno assomiglia al connubio di steli carnosi, sormontati da frutti a forma di globi. Qui invece ho messo pianta di aculei, insomma tutte cose normali da avere in giardino, chi è che non ha una pianta di aculei in giardino? Nutri, i grilli, e poi andiamo un pochettino dalle api e raccogliamo il miele. Applica la terapia anti-acari, raccogli miele e basta. Come vedete ho un bellissimo orto che sta morendo, estirpa erbacce, innaffia tutto, spruzza insetticida, stamattina facciamo un po' di cose di campagna direi. Vediamo se la mucca sta morendo di fame. Igiene alta, felicità molto alta, fame nessuna, no, sta benissimo. Le galline credo che stiano bene. Pulcini 2, galline 2, galli 1. Leggermente sporco. Comunque a lei non ho trovato fidanzati, cose, niente di niente. Perché al massimo la faccio adottare, ragazzi, non c'ho voglia di stare lì a crearle una famiglia. Cioè, volevo farle fare tante cose, le ho anche bloccato la vita per ora. Quindi ha la vita bloccata. Per adesso credo che vada bene così, ragazzi. E poi volevo andare a provare un pochettino qua la coccinella. Visto che io personalmente non l'ho ancora provata. È vero che sono usciti un mare di video, ma io sinceramente ne so poco, nel senso ho guardato qualcosina, ma non molto. Oh, queste belle piantine. Qui ho piantato zucche, ecco qua, poi melanzana e infine anguria. E adesso andiamo, facciamo una passeggiata.
andiamo là, cerca, no, prima ci facciamo un selfie e poi cerchiamo. Ragazzi, che cute il volpino! Oh, folto! Dai, ah, possiamo dargli regali, giusto? Dai, il dipinto. Io, cosa se ne fa una volpe di un dipinto? Toh! Tieni il dipinto, versione mignon. Sei felice del dipinto? Arrivederci, arrivederci. Comunque ha fatto i chilometri questa poveretta, eh? Ha fatto i chilometri. Praticamente sta morendo, sta arrivando qui arrancando. Posso sentire proprio i sospiri, il fiatone. Pulcino di gallo e ora un gallo adulto. Vediamo. Non mi porta? Non mi porta. Eccoci qua. Allora, facciamo tac, tac e così. Ottimo. E poi vediamo un po' l'opzione cerca. Vediamo un po' cosa c'è. Oh, cosa abbiamo trovato? Jen ha trovato qualcosa. Forse dovrebbe nascondere a sua volta qualcosa da far trovare a qualcun altro. Le tradizioni di Finwic vanno tramandate. Nascondi l'oggetto. Nascondiamo una stampa, io direi. Guardate quante foto fatte nelle case. Ma noi facciamo finta che siano tutte stampe, come dire, tutte foto proprio ricordo, come no? Stampa piccola, vai. È iniziata la fiera. Ah, io direi di andare. Aspettate che pianta questa cosa. Oh, e andiamo a vedere la fiera, ragazzi. Io ancora non posso portare niente, però bene così. C'è la gara di polli. Porta il tuo pollo più fortunato e chiocciante. No, il pollo potrei portarlo, però in effetti, per partecipare alla gara dei polli. Acquista articoli originali. Visita i chioschi locali per acquistare articoli originali e vendere i tuoi prodotti per guadagnare più simoleon del solito. Gara delle uova, porta il tuo uovo migliore e vinci i nuovissimi premi. Vinci i nastri, partecipa alle gare della fiera per vincere i nastri. Aspettate un attimo. Io direi, vediamo se possiamo portare un gallo. Signorelli? Signorinelli? Metti nell'inventario. Ottimo, e andiamo. Come vedete, lei conosce un sacco di gente, però non ha relazioni romantiche con nessuno. Praticamente ne conosce tanti solo perché lavora in giro, però solo perché fa la redattrice. Ma per il resto, praticamente non ha reali amici. È una persona proprio poco socievole. Parla solo coi clienti. Ed eccoci qui ragazzi nel centro della cittadina che è bellissimo. Io l'ho già un pochino esplorato, però è la prima fiera che vedo perché anche per conto mio non è che ho potuto giocare proprio tantissimo, sinceramente, però un pochino. Un'occhiata l'ho data. Quindi, vabbè, qui penso che già anche da altri video di altri YouTuber, insomma, avrete visto il bar pub. Che è veramente carino. Tra l'altro, lei ha una fame da lupi, quindi direi di approfittarne e andare a mangiare qualcosa. Ordina una bevanda, ordina del cibo, parmigiana di melanzane. Ovviamente, ragazzi, noi cosa andiamo a mangiare? La parmigiana di melanzane, è chiaro. È quella che mangerei io. Qui c'è il vecchio scorbutico. Ma salve, ci presentiamo. Che poi, tra l'altro, sembra anche giovane. Nonostante tutto, invece è anziano, a vederlo in faccia sembrava quasi un giovane con la barba e i baffi bianchi. No, ragazzi, io ho fame. Ed è grave perché sono le 9 di mattina, quindi non lo so. Qui potremmo fare un po' di spesa, anche se l'ho fatta in realtà di recente, quindi non dovrei aver bisogno di niente. Magari compriamo qualcosa qua, da questa simpatica signora. Qui possiamo invece candidare il nostro gallo e quasi quasi proviamo. Vediamo questo.
sfogati sulla vita, azioni, visualizza la proposta in gara. Visualizziamo anche la proposta di questa signora. Piumato e letale, non se ne vedono tanti di esemplari così, vediamo come si classifica, vediamo un po'. Ma direi che classifichiamo anche il nostro, visto che siamo qua. Gallo nero, ragazzi, noi abbiamo il gallo nero più bello della città, forza. Guardate, guardate il mio gallo nero, non è bellissimo? Guardate che piumaggio, guardate che coda, ma guardate la coda. Tanto sta benissimo, non ha fame, non ha niente. Chiediamo a Coco come va la vita, che sarà emozionato di essere in gara. Tenta di corrompere il giurato. Ma, allora, prima ci presentiamo. Entriamo in simpatia. Salve, ha visto che bel gallo che ho? Condividi consigli per amanti di esterni, parliamo un po', conversazione profonda, parla a cuore aperto come si usa a Hanford, offri aiuto a sbrigare le commissioni, ecco questo ci piace parecchio, offriamo anche un po' di aiuto. Signora, ma ci sono io per qualsiasi cosa, non si preoccupi. Seleziona quali commissioni aiutare a sbrigare. Hanford on Bigley ti dà il benvenuto. So già che adorerai stare qui. Ma qualora... Addio la mia voce. So già che adorerai stare qui, ma qualora avessi ancora qualche dubbio, ho organizzato un giretto autogestito in loco. Occupati di queste poche, divertenti, oserei dire, commissioni e farò in modo che al termine tu riceva una piccola raccolta di premi. Premi, un assortimento di bacche, lana di lama e dolcetti per animali. Poi, una visita amichevole. È da un po' che vorrei andare a trovare alcuni miei amici in giro per il paese, ma ho sempre da fare. Ti dispiacerebbe fare due passi e vedere come stanno tutti quanti? Premi, un pasto locale, alcune bacche, una parte per l'aggiornamento e un'opportunità di ricevere un motivo appunto croce. Quindi abbiamo un po' di cose. Stavo raccogliendo alcune cose da spedire e devo aver fatto un po' di confusione perché dopo aver sigillato il pacco ho dimenticato del tutto a chi destinarlo. Ti dispiacerebbe portarlo... portartelo un po' in giro per vedere se riesci a darlo a Sim che lo stanno aspettando. Ok, dobbiamo anche consegnare un pacco, cioè poche cose ci ha dato da fare, pochissime. Tentiamo di corromperla, no, non lo so ragazzi, però sembra male, magari per questa volta siamo onesti, dai. Vediamo le uova. C'è quest'uovo che sembra, apri taccuino, vediamo, uovo verde, e infatti io ne avevo trovato uno. Si abbina bene al prosciutto. Poi che altro c'è? Uovo marrone. Apri taccuino. Ah, proprio me lo aggiunge guardandolo. Questo è ottimo. Parte integrante di una colazione completa. Voglio entrare, fatemi entrare, fatemi entrare. Offri il pacco al paese. Signora, vuole un pacco? Cioè, non pensi male. Vuole? Mi dica. È questo? Sei il sim giusto? Eh sì, abbiamo fatto. Perfetto, abbiamo fatto una commissione. Uno dei lati più positivi della vita è Hanford on Bigley. Sì, c'è così, ragazzi, non lo so. È il senso comunitario che tutti gli abitanti contribuiscono a promuovere. Grazie di aver scambiato due chiacchiere con alcuni di loro e mi raccomando, fatti sentire. Vediamo se riusciamo a pescare un pesce. Lei come pesca ha premio, formaggio, nastro di partecipazione alla gara dei polli. Quanto siamo arrivati? Ha sbloccato la ricetta dei dolcetti piccanti. Le informazioni sul dolcetto piccante per animali sono state inserite nel taccuino. Vediamo. Bene, fungo piccante, qualsiasi verdura. Buono. Il pollo che ha iscritto la gara non è riuscito a quagliare e non ha vinto. Accetta questo premio per aver partecipato. Controlla l'inventario della tua unità familiare e del tuo sim per trovare la tua proposta. Assicura di prepararti per l'evento Fiera del Giardinaggio di Finwick della settimana prossima. E noi ci andremo, ovviamente, ragazzi. La cosa bella, tra l'altro, è che adesso tutte le fiere le abbiamo segnate qui. Fiera di mucche, e ci andremo. Fiera dei prodotti agricoli. Sì, sì, ci vedremo direi tutte le fiere. Quindi non sono più in tempo, mi pare di capire. No, sono in tempo.
Abiti, cambia abito. Ho pescato qualche pesce da portare a casa, ma adesso tu vestiti in modo più pesante, brava. E qui, astinenza dinamica. Di recente Jenna non ha combinato granché, deve reagire e mettersi in movimento perché, ragazzi, lei appunto ama l'arrampicata, ama il movimento, quindi soffre insomma quando non si muove. Quindi dovrò mandarla un pochettino, devo fare ancora questa cosa dell'aspirazione, vai attivamente sugli sci, sullo snowboard o arrampicati per 3 ore. Magari io direi che nel prossimo video facciamo queste ultime cose, queste ultime commissioni, poi ne vedremo altre. E per adesso ci fermiamo, abbiamo visto un po' la fiera, anche se ho perso l'ultima parte perché l'ho mandata a pescare, ma comunque non abbiamo vinto. Almeno abbiamo visto un pochino come funzionava e devo dire che abbastanza carina, dai, abbastanza carina, ma belle soprattutto le commissioni, devo dire. E ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!